Allora, introduco brevissimamente, ringrazio moltissimo Don Claudio e i ragazzi, anche Guido Boldrin, per la disponibilità di oggi. Don Claudio è venuto 8 anni fa, sempre qua, sempre all'inizio della Quaresima, e credo che come allora l'incontro di oggi sia di grande aiuto innanzitutto per ognuno di voi. Come domanda a me stesso, a ognuno di noi, rispetto a cosa stiamo facendo. Seconda cosa che voglio dire, credo che l'esperienza loro aiuti molto sia i ragazzi che gli adulti, docenti e famiglie, rispetto a tutte le questioni e i cambiamenti degli ultimi anni, in una situazione complessa, per cui la complessità loro aiuterà anche ad affrontare la nostra. La seconda cosa che ci tengo molto a dire è la seguente, cioè, mi ha colpito molto leggendo, incontrando Claudio, questo aspetto, cioè che il rapporto con i ragazzi che lui ha, l'apertura, il dialogo sulle fatiche, sulle fragilità, eccetera, lui ne parli di questo rapporto come di un'opportunità per sé, un'opportunità di crescita umana per sé. Tengo molto a questo perché mi pare che questo sia l'aspetto essenziale che possiamo portarci a casa rispetto all'affronto dei problemi e delle fatiche nostre, cioè che ci sia una possibilità non solo di vedere i problemi, ma all'interno dei problemi tutto questo, difficoltà, fatiche, anche paure, sono sintomo di una speranza e di un possibile cambiamento, come la loro storia che racconteranno adesso testimonierà. Ringrazio tutti e soprattutto loro. Ciao a tutti, vediamo di fare insieme un po' un dialogo. Ovviamente devo venire da solo, ma ho detto, visto che siete tanti, siete giovani, quindi ho detto perché non confrontarci tra mondi giovanili un po' diversi, ma non so se così diversi. Per cui all'improvviso ho detto chi vuole venire e come sempre non si muovono o tutti o nessuno. No, nel senso che comunque sia noi siamo tanti in comunità, una cinquantina, in una comunità di accoglienza che si trova vicino a Milano, e in questa comunità noi ospitiamo tanti ragazzi che si fermano con noi o pochi mesi o anche qualche anno. Sono quasi tutti ragazzi che si sono trovati a dover venire in comunità a volte per obbligo di legge, quindi magari perché hanno commesso un reato prima di 18 anni, però sono anche ragazzi che hanno tante qualità e ragazzi che magari vengono da percorsi completamente diversi o dai vostri, ma anche tra loro sono provenienze, storie, culture diverse. Per cui quello che noi viviamo in comunità è provare a conoscerci, provare a respirare un clima che sia il più proficuo possibile per cambiare la propria storia, per renderla migliore. Poi questa è una grande parola, poi di fatto non è facile, però quello che si chiede a loro, come mi diceva un ragazzo anni fa, non è quello di cambiare, perché cambiare come fai? Cioè, non è che mi diceva, non posso cambiare i genitori, non posso cambiare il quartiere in cui sono cresciuto, non posso tornare indietro, il reato l'ho fatto. Quindi non è che si può cambiare chissà che cosa. Si può, come diceva lui, questo ragazzo, si può migliorare. E migliorare vuol dire ripartire dalla propria storia, capire che cosa ti ha portato o in carcere o in comunità, e poi provare a puntare sulle tue energie migliori. E allora quello che proviamo a fare questo pomeriggio, per chi se la sentirà di loro, e poi anche attraverso le vostre domande magari dopo, è provare a ripercorrere alcune storie, alcune situazioni che, ripeto, sono molto diverse magari dalle vostre, però secondo me hanno in comune una sorta di disagio, chiamiamolo così, che è un disagio più interiore. Perché anche quelli che arrivano da famiglie buone, che stanno bene economicamente, che vanno a scuola come noi, eccetera, però non è detto che stiano così bene. E allora forse loro, alcuni di loro, dicono coi soldi si risolve tutto. Magari qualcuno di voi che soldi li ha dice
Ma guarda che non è esattamente la stessa cosa, non è proprio così, si sta male lo stesso. Allora voi dovrete convincere loro e loro dovranno convincere voi su cosa vuol dire star bene. Ok, questo è l'impegno di questo pomeriggio. Per quanto mi riguarda, io sono un prete, sono qua da Beccaria innanzitutto da 19 anni, dove incontro tanti ragazzi, e poi vivo in questa comunità da 23 anni. E quindi insieme a Guido, che è il nostro direttore della comunità, insieme a questi ragazzi condividiamo un'esperienza bellissima, a volte molto faticosa, a volte succedono cose anche pesanti, a volte invece vediamo vite rinascere. Una potrebbe essere quella di Aras, che è un ragazzo che quest'oggi li ha accompagnati, ma in realtà è un educatore oggi, ma quando era piccolino, 14 anni, io l'ho visto dallo spioncino di una cella. E anche lui ha una sua storia incredibile, ma non ve la racconto oggi, perché lui adesso è qua come educatore, ha accompagnato i ragazzi che in questo momento accompagna anche la comunità. Ci sono tante storie di rinascita, di vero miglioramento della propria esistenza. Anas indubbiamente è uno di questi, no? Però oggi diamo priorità ai ragazzi che sono qua. Allora, primo, forse bisogna conoscersi. Qualcuno di loro dice: è la prima volta che si trovano in questa situazione. Qualcuno è già spaventato, qualcuno invece è abituato. Io direi di iniziare da quelli che magari hanno già fatto incontri di questo genere. Quindi io mi siedo quando ho due vicini e allora da che partiamo? O da Morgan o da Andy, no? Per cui la prima domanda che faccio a loro, e poi rispondete voi brevemente, insomma, è: dove nasce la sofferenza di un ragazzo della vostra età? Sofferenza che addirittura porta, ha portato anche voi a commettere dei reati. Cioè, da dove nasce un reato? Perché? Dove è scritto? In che storia? Da dove viene? Insomma. Vai Andy, partite, eh? Vai. Allora, mi chiamo Andy, ho 19 anni, vengo da Milano. Allora, secondo me, cioè per me nel mio caso è partito dalla famiglia, dato che i miei sono sempre stati dei lavoratori e li vedevo poco a casa. E non, diciamo... Qualcuno non si sente benissimo. Guarda un pochino se si può, perché c'è il padre. E se mi dice se vuoi andare a sentire, dai. Cosa? Allora, la mia sofferenza che ho avuto soprattutto da piccolo è stata in famiglia, dato che i miei erano sempre a lavoro tutta la settimana e io rimanevo a casa da solo e diciamo che non mi sentivo, non avevo le attenzioni che avrei dovuto avere o avevo bisogno. Allora io mi buttavo in strada con i ragazzi che avevano le stesse problematiche e diciamo che andavamo a fare cavolate in giro per due soldi. Quindi lui viene da un quartiere di Milano, il Giambellino, un quartiere molto difficile, e quindi uno dei problemi che Andy ha già fatto emergere è un problema che parte da lontano, cioè dalla tua famiglia. Non con questo vuol dire che una famiglia non sia a posto, anzi, i suoi lavorano e quindi si sbattevano tutti i giorni. Però è chiaro che magari l'assenza prolungata da casa, nel suo caso, ha portato ad essersi, a sentirsi un po' abbandonato, no? Poi tu avevi anche un altro problemino che ti ha messo un po' in croce. Esatto, io verso 12 anni e mezzo, 13 anni, sono andato in un mese in coma per diabete, che anche quello è stato un punto debole, perché dicevo tra tutti i ragazzi, scuola, in giro, proprio a me doveva venire questa cosa del diabete. È una roba con cui io ci ho sofferto tanto, mi chiudevo in bagno, piangevo, uscivo, piangevo, non ci stavo dentro questa cosa qua. E quindi diciamo che sofferenze legate alla propria situazione, legate alle proprie storie di vita, è chiaro, non giustificano i reati, penso che tu questo l'abbia ormai capito, però purtroppo a una certa età ti inducono, come ha detto lui, a buttarti in strada. E quando sei in strada, tutto può succedere. Molto spesso, se come dire, ti metti in una situazione di gruppo, di quartiere di un certo tipo, i
il reato diventa una possibilità molto facile, perché magari non c'è dietro un ragionamento, non c'è ancora dietro una consapevolezza. Chiediamo quindi anche al nostro amico qua Morgan se invece per te è stata la stessa cosa, che cosa ha generato la tua sofferenza un po' interiore. Innanzitutto buongiorno, sono Morgan e ho 19 anni. Poi diciamo che per me è nato in modo un po' diverso, perché quando ero piccolo mio padre è morto e sono rimasto solo con mia madre. Poi diciamo che ho avuto vari problemi con gli assistenti sociali sin da piccolo, non sto qua ad entrare nei dettagli, però a una certa, dopo circa 13 anni, tipo, continuavo a vedere in casa che c'era molto da dire, non c'era cibo, non c'era il metano, non c'era la luce, non c'era un cazzo, c'era la guerra. E crescendo così, a una certa, appunto verso i 13 anni, ho detto ok, devo fare io l'uomo di casa, ci ho provato, è andata bene per qualche annetto e a 17 anni mi hanno arrestato. E basta. Quindi a volte ci sono certamente vicende legate alla famiglia, a volte anche proprio alla povertà economica, non sempre povertà educativa, ma quella economica a volte reale. Quindi io in tanti anni ho sempre incontrato ragazzi che arrivavano da situazioni di povertà assoluta, cioè nel senso che quando appunto parca il riscaldamento in casa piuttosto che vivi in 40 metri in tantissimi eccetera eccetera, è chiaro che sorge dentro una certa rabbia quando poi ti paragoni agli altri. Per esempio, andando a scuola uno comincia a percepirsi, perché la scuola, diciamolo subito, è un palcoscenico sociale, cioè voi direte no, noi non ci confrontiamo, mica tanto, ognuno guarda in casa dell'altro, perché ognuno dice ma la mia situazione è paragonabile a quella dell'altro. E quando si è un po' più piccoli, immagino alle elementari e alle medie, questa cosa incide potentemente dentro, no? Io passando adesso, venendo qua, passavo qui all'inizio di Como, da un quartiere che non ricordo, di cui non ricordo il nome, ma è un quartiere dal quale arrivano un sacco di ragazzi a Beccaria e anche da me in comunità. È un quartiere di case popolari dove si va un po' su, proprio Rempio, giusto? Ecco. Lì ho conosciuto tanti ragazzi, tuttora li conosco, di quella zona lì, quelli che magari vengono definiti baranza, no? Adesso si usa questo termine, che sapete cosa vuol dire, no? Una crasi, voi che studiate, tra marocchino e zanzare vuol dire rubare, e marocchino, quindi c'è questa associazione di parole che è un giudizio pesante. Ma noi ormai lo diciamo come se fosse normale, perché associamo la condizione di marocchino alla condizione di chiunque. No? Poi ci sono anche effettivamente delle coincidenze, però non è che sempre va così. Allora adesso passiamo, visto che è la prima volta, ma a un caso veramente incredibile, quindi sono contento che sia qui e si dirà quello che vorrà dire. Però un anno e qualche mese fa su tutti i giornali c'era questo nome, Bilal, un nome di un dodicenne, quindi non imputabile, perché in Italia può essere processato, condannato solo dai 14 anni in su. Quindi c'era questo nome di questo ragazzino di 12 anni che non so quanti, 50, 60 fatti di reato, soprattutto a Milano, in zona della stazione centrale, tutti conoscevano questo Bilal, almeno di fama, andavamo su internet, sui giornali, ogni giorno veniva fuori qualcosa. Poi si diceva che all'epoca, quando uno era minorenne sotto i 14, mal che vada ti portano in una comunità, non è che possono portarti in carcere, per cui da queste comunità, una quarantina di comunità, sto ragazzino scappava sempre. Quindi non c'era modo di fermarlo. Quindi un giorno, questo lui non lo sa, mi telefonano dai servizi sociali, dal tribunale, e mi dicono: Don Claudio, ci provi lei.
e dico, guardate che anche da me scapperà un reggae, non cambia niente. E allora, lui non lo sa, ma glielo dico adesso, ho preparato la mia strategia, giusto per non vedere l'ennesima fuga, no? Ho preparato la mia strategia e ho invitato tutti i barocchini che conoscevo, di San Siro, ex della comunità, di tutto e di più, c'erano in casa credo 50 persone, in modo tale che potessero parlargli in arabo, anche perché quando lui è arrivato non parlava una parola in italiano, quindi era difficile comunicare, no? Per cui io non lo so che cosa sia successo, fatto sta che alle ore 19, dopo aver bevuto, giocato alla play, eccetera, dice esco, e quindi dicevo, vabbè, visto che tutta la mia strategia non ha funzionato, no? Quindi, e gli dico, gli faccio tradurre, gli dico, vabbè, ma quando torni sai tornare da solo? E lui mi dice, cosa vuoi, ho girato 6 paesi d'Europa da quando avevo 9 anni, figurati se non trovo questa comunità. E ho detto, vabbè, dentro di me ho detto, se, figurati, cioè, non lo vedrò più. Invece alle 7 della mattina lo vedo, arriva un po' con tante cose, un po' di carte di credito, un po' di catenine, cioè diciamo che i primi giorni è stato un po' così, no? Però tornava sempre. E quindi dopo qualche tempo, forse una o due settimane, invece poi ho visto che non si è più mosso e pensate che per la prima volta è uscito solo una settimana fa, non so, perché è scaduta una misura che lo conteneva e quindi adesso è libero fondamentalmente, no? Allora, presentiamo Pilar. Cioè, però ovviamente adesso qui si esprime, si fa capire bene, ormai ha già superato l'esame di terza media alla grande, adesso fa uno stage, sta studiando, e comunque è sveglio. Quindi Bilal, ci racconti, vediamo se questo funziona. Quello che ti viene, perché adesso ti senti tutti gli occhi addosso, lascia stare, pensa che parli con me. Ma ci racconti un pochino, perché sappiamo che è stato un viaggio mostruoso, cioè, tu dal Marocco sei partito a 9 anni circa. Aspetta, tieni questo. Ciao a tutti, sono Bilal, ho 17 anni. Sono partito dal Marocco quando avevo 13 anni. Ho fatto l'Spagna, Francia, poi Germania, Svizzera. Poi sono arrivato qui in Italia quando avevo 14 anni. Ero un ragazzo che dormiva per strada, facevo riate, non capivo cosa stavo facendo perché ero... Prendevo medicine, bevevo, fumavo, facevo di tutto. Basta, giravo in tante comunità, ma mi fermavo mai perché non mi sentivo bene. E 2 anni fa mi avevano portato al carcere di Torino, poi ho fatto un mese lì, mi hanno portato nella comunità Kairos, che mi sono trovato bene con la mia famiglia. Basta lì, non sono scappato, mi hanno dato un anno di misura di sicurezza. Basta, una settimana fa è scaduta questa misura. E se possiamo chiedere qualcos'altro, ma perché un ragazzo va via dal Marocco? Cioè, perché hai deciso a 13 anni addirittura, il tuo amico che adesso ti ha raggiunto in comunità è partito con te a 9 anni, dice lui, non so. Comunque, perché uno così piccolo, perché qua è impossibile, immaginavo qualcuno di noi e di voi che parta a 13 anni per andare in un altro paese, addirittura in 6 paesi, così, senza un soldo in tasca, senza... cioè, come cavolo, come mai un ragazzo parte? Qual è la situazione che lo spinge a partire? Allora, io sono partito perché lì in Marocco non c'era per me un futuro, capito? Se
o finivo a fare il tossico lì in Marocco e ritrovo in casa, capito? E questo lo sono scappato da casa, era finita la scuola, ero in università, che sono scappato da casa, ho preso un bus, sono rimasto nella città dove c'è il porto delle barche, e sono salito da lì e spalmo e si attraverso. Quindi anche questi viaggi, capite, di cui noi sentiamo parlare, dai giornali, in TV, sono viaggi pericolosi, chiaramente in strada è una cosa, il mare non è semplicissimo, cioè, sappiamo anche che non tutti arrivano. Ecco, poi, come dire, ci sono a volte dei giudizi, pregiudizi, cioè sappiamo benissimo che in Italia non tutti sono così accoglienti, non tutti magari pensano che sia giusto accogliere ragazzi o persone che arrivano da fuori. Ecco, io per quanto mi riguarda non l'ho mai pensato, nel senso che io ho sempre pensato alle persone come persone, cioè a me le etichette, i pregiudizi, gli stereotipi sulle persone sinceramente un po' mi disgustano, un po' non mi interessano, per cui Bilal come altri per me sono persone, e vi dirò di più, non mi interessa neanche se hanno fatto reato o no, perché io non mi occupo dei loro reati, se ne occupa già il giudice, l'assistente sociale, quindi per me è importante guardare a loro come persone, come persone che hanno anche una ricchezza, che hanno qualcosa da comunicare, non vengono solo a prendere, vengono anche a dare una testimonianza di sé, della propria storia, del proprio cammino. Quindi per me questo è importante, essere comunità, e lo dico non solo la comunità di accoglienza, ma essere comunità di una città, essere comunità giovanile di questi luoghi, eccetera, vuol dire anche provare a superare le barriere dei pregiudizi e cominciare a guardare le persone, alle situazioni, ascoltando, cercando di capire e non subito sentenziando, non subito arrivando a conclusioni superficiali e banali. Ecco, questo è quello che noi di Kairos facciamo spesso e volentieri, no? E in questo modo accettiamo anche il cammino di un ragazzo che magari cresce, magari poi invece non ce la fa, magari a volte si riprende, a volte ritorna in carcere, tutto possibile. Vediamo, per esempio, a proposito di tornare in carcere, cioè, nel senso che Momo viene da un quartiere molto difficile di Milano, la Seven Zone, detto zona 7, vuol dire quartiere di San Siro, no? E quindi diciamo che Momo, un po' vorrei che tu ci descrivessi il tuo quartiere, la tua situazione di partenza, come è andata. Vediamo, perché secondo me quel microfono lì tiene poco. Guarda un po', tienilo vicino alla bocca. Così funziona, sì. Sì. Vabbè, però. Boh, San Siro per me è casa, capito? Quindi non ho bisogno di stare a casa con mia madre o altro, perché alla fine là, quando stai a casa con tua madre, non è che sempre ti senti bene. Però magari se vai in cortile con gli altri, ti senti meglio, ok? Infatti io quando ero piccolo passavo più tempo fuori, cioè se uscivo, potevo uscire alle 9 del mattino e tornarmi a casa alle 4 di notte, perché stavo meglio magari con i miei amici e tutto. E niente, cioè, poi piano piano crescendo fare a fare certe cose in quei quartieri che puoi evitare a volte. Che poi vi portano direttamente a Beccaria. Sì. Nel tuo caso tu sei venuto in comunità e in comunità è andato tutto bene, fino addirittura ha superato la messa alla prova. Dopo una settimana, sono pochi giorni, è successo un altro fatto, magari dove non eri proprio coinvolto in diretta, però insomma questo episodio ti ha portato giù. Sì, ma perché quello poi sono le persone che frequenti, capito? Quindi a volte magari tu hai smesso di fare quelle cazzate, però frequenti ancora le stesse persone che potrebbero fare qualsiasi cosa e metterti in mezzo, come è successo con me. Ecco, quindi diciamo che lui comunque al suo quartiere non può rinunciare, cioè io dico sempre ai ragazzi, quando tornate a casa comunque siete di nuovo con la stessa gente, non è che dovete, è inevitabile, bisogna capire se la vostra testa è cambiata, se riuscite a gestire alcune situazioni
Beh, lui Momo effettivamente ha fatto un bellissimo cammino in comunità, ha cambiato molto, ma ha gli stessi amici e la stessa situazione, per cui si è ritrovato coinvolto in una situazione più grossa di lui. Per fortuna lui, dopo è uscito insieme al suo fratello, il giudice ha capito, l'ha scarcerato. Però c'è un però. Sì, lo scarcera, ma dove va? Ecco, la comunità Kairos poteva anche dire, no, sei andato in carcere ancora, hai sbagliato per la seconda volta, allora non serve a niente la comunità, e noi abbiamo fatto invece la scelta di riprenderlo. Ecco, tu come l'hai vista questa scelta, secondo te? Boh, sicuramente io a Kairos sono legato molto, a differenza di mio fratello, perché alla fine mi hanno aiutato pure a finire la messa alla prova, a creare qualcosa. E sta cosa l'ho vista, cioè neanche io ci credevo, perché ho detto vabbè, ho sbagliato anche stavolta, la terza volta che mi riprendono non penso, perché poi nel 2022 mi avevate ancora ripreso, quindi boh, ero felice. Quindi la terza volta? Sì. Ok. Bene, quindi basta però. No, basta. Bene, e quindi queste sono scelte per dire, ok, un ragazzo non è che cambia subito, non è che ci sono tappe, come dire, tu hai dato e ottieni, perché chi vuole fare educatore così è meglio che faccia un altro lavoro. Cioè, uno accompagna questi ragazzi nelle loro tappe. Per esempio, molti ragazzi della sua zona hanno avuto delle esperienze anche penali come lui, no? Oppure anche da noi in comunità, penso per esempio a uno dei più famigerati e famosi ragazzi della nostra comunità, che attualmente ancora gli arresti domiciliari, no? Per cui un ragazzo che l'ho conosciuto quando aveva 15 anni a Beccaria, era uno che è simpatico sinceramente, però anche personaggio, e dopo un anno e mezzo mi ha chiesto di venire in comunità, e anche lui un po' come Milano era un ragazzo che era scappato da 11 comunità, tu hai il record, ma lui, anche lui 11 comunità, e quando mi ha detto vorrei venire da te in comunità, io ho detto sì, ma fammi capire, sarebbe la 12ª, cioè cosa viene a fare, sei convinto? E lui fa sì, sono convinto, perché io ho una passione, la musica, da te so che si fa musica e io vorrei venire da te perché io farò il cantante. Ho detto va bene, sì, ok, anche io voglio fare il calciatore, sicuramente pensiamo a qualcos'altro, dai, un lavoro, una scuola. E lui no, era bello deciso, mi fa no, se mi dici così non ti fidi di me, perché io farò il cantante. Allora l'ho preso, perché noi puntiamo molto sul talento di ogni ragazzo, sui suoi desideri, sui suoi sogni anche, anche a costo che uno vada incontro anche alla delusione, perché non tutto si realizza secondo quello che vuoi, se no saremmo tutti contenti. Quindi a volte bisogna anche accettare che ci sono dei percorsi difficili. Questo ragazzo ha avuto un successo discografico pazzesco, sapete, avete capito che è Baby Gang, ma nello stesso tempo ha dei casini a livello giudiziario ancora importanti, perché tutti i reati che ha fatto in precedenza ancora hanno delle conseguenze. E allora capite che un cammino non vuol dire che è bello ma tutto in discesa, dove tutte le, come Milano, dove va tutto bene. Speriamo, perché adesso lui se la gioca, perché adesso è libero, quindi, però il vero problema è che tu devi accompagnare i ragazzi durante tutto il loro percorso, e se vedi ancora dei casini, lo si accompagna lo stesso, così come Simba, la Ru, così come tutti quelli che sono del suo quartiere, Saki, anche lui è stato da noi, addirittura Saki, pensate, appena pubblicato una canzone con il nome della nostra comunità, Kairos, perché lui ha molte riconoscenze, quindi questo suo percorso in comunità l'ha voluto anche persino rappresentare nelle sue canzoni, nel suo video, no? Quindi per dire che questo bisogna avere l'umiltà anche di dire ok, io ti accompagno anche se non vedi i risultati immediati, ok? Bisogna crederci, a volte ci crediamo più noi adulti, a volte ci credono anche loro, allora adesso andiamo da qualcun altro. Per esempio Simone è oggi, credo, l'unico che non ha commesso reati nella sua vita. No, anche un altro. Allora, Simone, tanto per dire, ma tu innanzitutto da dove vieni e da quanti anni sei da loro? Ciao a tutti, io vengo da Bergamo,
Dal 2020 sono 9. Quindi hai fatto il Covid per 9. Ecco, tu hai anche invitato con gli altri, con me, Sim, eccetera, no? Ma cosa vuol dire vivere, tu che non hai fatto reati, con gente così, che ha fatto i reati? Ce l'hai fatta? Come è stato vivere all'inizio, soprattutto? È stato normale, c'è don, perché alla fine siamo tutti uguali, i ragazzi di quartiere, chi fa reato, chi non fa reato, siamo cresciuti tutti nella stessa situazione. Ecco, quindi diciamo che tu hai saputo resistere, soprattutto all'inizio era un po' difficile perché lui era più piccolo, era appena arrivato, quindi eri un po' spaesato all'inizio, mi pare, no? Perché gli altri, cioè ora vedete i ragazzi al giorno d'oggi, tutti in comunità arrivano 14enni, 15enni, io sono arrivato 14enne con tutti 17, 18 anni, così, ero più piccolo, diciamo. E quindi è stato all'inizio un po' dura, però il fatto di prendere la consapevolezza che uno comunque è come gli altri, questo è quello che si può fare in comunità, cioè superare il pregiudizio, superare le paure, superare le competizioni tra ragazzi e trovare una propria stabilità, un proprio clima positivo. Io penso che sia stata una conquista, Simone, perché stare insieme ad altri, com'è la vita di comunità a volte? È dura? È dura per le proprie cose, diciamo. Cioè, siamo in 9 in una casa, ragazzi. O è ordine o è disordine. Bravo. Quindi si parte dal luogo più simbolico della casa, che è il cesso, che è quello che insomma bisogna cercare di pulire il più possibile, fino a preparare la cena, perché com'è che verrà? Adesso tu sei in autonomia, no? Da poco tempo. Cioè vuol dire, cosa vuol dire l'autonomia? Autonomia vuol dire che sei in una casa con 4 ragazzi, l'educatore passa, ma lavi, fai di tutto. Le cose che fate in casa, che fa le vostre mamme, noi le facciamo come fratelli. Sì, anch'io do la mia roba da lavare a loro. Però, no, anch'io c'ho da ridere. No, va bene, quindi vedete, è un cammino, non è semplicissimo coabitare insieme tra persone diverse, da Bergamo addirittura, figuriamoci. E poi, come è successo a me, sì, e agli altri, noi effettivamente in comunità puntiamo molto sulle attività, su esperienze che viviamo insieme. Adesso abbiamo questo studio musicale di registrazione che ci è stato donato da una casa discografica e quindi insieme ai nostri amici del passato stiamo facendo musica come abbiamo sempre fatto, no? Allora vorrei chiedere a Samuel, per esempio, che valore ha la musica per i ragazzi di oggi, cioè perché nel tuo caso anche tu, no? Perché un ragazzo ama questa musica, ama scrivere, ama fare musica? Com'è nata la tua passione, per esempio? Allora, questo penso che non va. Sì? Sì. Okay. Tieni l'ora. Mi chiamo Samuel, ho 18 anni, scusate. Okay. Non sei ancora abituato. E niente, cioè io ho cominciato a fare musica da piccolo. Inizialmente scrivevo e basta, scrivevo testi e senza base né niente, cioè quindi cioè, per me è partito un po' per sfogarmi, per conoscermi anche su un foglio, capito? Ero molto piccolo, quindi tante situazioni che magari succedevano in casa e fuori, io invece di parlarne con qualcuno preferivo scrivere, cioè mi aiutava a sfogarmi e tutto, quindi principalmente è partito da questo, poi è molto soggettivo, non so. Quindi la musica come canale espressivo per raccontare innanzitutto a se stessi e agli altri le proprie situazioni. Quando uno dice che la musica di oggi, la trap, è la causa di tutti i mali giovanili, perché molti adulti pensano così, tu cosa risponderesti? Cioè il male nel far sapere quello che prova una persona, cioè magari il male nel far sapere situazioni che succedono. Cioè come si sta, capito? Alla fine con la musica trasmetti, capito? Cioè una persona alla fine a suo modo trasmette ciò che prova, ciò che vive, capito? E sono realtà. Cioè se è un malessere sentire la realtà di qualcun altro, non so. Quindi tu dici insomma che
può darsi che magari a qualche adulto, a qualcuno dia fastidio ascoltare ciò che è inascoltabile, ciò che è inguardabile, ma è realtà. Cioè che ci piaccia o no, che siamo lontani, magari voi vi dite magari lontani da certe realtà che adesso vi hanno raccontato, no? Però la realtà bisogna guardarla tutta intera, a 360 gradi, perché il rischio è che quando noi vediamo solo una parte della realtà, il nostro giudizio sulla realtà è parziale. Allora la musica, per quanto per qualcuno inascoltabile, ingiudicabile, però racconta quella parte di realtà pur vera che magari non hai nella tua esperienza, che magari non avevi mai neanche immaginato. Quindi la musica può avere, come ha sempre avuto nella storia della musica, questa funzione. Perché la musica ha sempre avuto, pensate più il jazz, forse voi sapete che oggi si dice che è musica colta, in realtà il jazz è nato come protesta sociale. Quindi pensate come poi la musica si evolve, no? Nel tempo, però è sempre stato un canale espressivo importante. Oggi diciamo che forse la narrazione pop, amore cuore, non è superata, ma non è l'unica narrazione possibile. C'è chi amore cuore non l'ha mai visto, non l'ha mai sperimentato. C'è chi invece ha sperimentato un'arma, la droga e tutte le storie. Per cui tu pensi che insomma la musica possa essere un veicolo importante per la società? Sicuramente sì. Ovvio. Cioè, secondo me sì. Benissimo. E quindi speriamo che lo diventi per voi e anche per voi. Adesso facciamo proprio l'ultimo giro, in modo tale che passiamo dall'altra parte, tieni il microfono lo stesso, e qui arriviamo a Gabriel e Munir. Allora, Gabriel, invece tu hai una storia completamente diversa, perché noi ci conosciamo da pochissimo. Com'è la tua vicenda? Come sei finito in Kairos? Allora, io sono Gabriel, ho 22 anni, e vengo da Rimini, sono di Milano, insomma. E con il Don ci siamo conosciuti tramite il carcere di Rimini, che è venuto a fare una testimonianza insomma in carcere, e sapendo un attimino la storia di Kairos insomma mi sono interessato e gli ho chiesto se potessi entrare anch'io a far parte della comunità insomma. Ma la domanda che si fanno tutti è: ma se noi vogliamo andare tutti a Rimini, cosa ci fa uno da Rimini che arriva qua a Milano? Beh, com'è Rimini? Diciamo che Rimini è piccola, però è molto molto casinista. Io ho fatto il reato lì a Rimini, insomma, e niente, volevo solamente allontanarmi dal posto in cui ho fatto il reato, perché mi sembrava la cosa migliore che potessi fare. Quindi allontanarmi e stare tranquillo con me stesso penso che sia la cosa più giusta, insieme. E una veloce, visto che tu sei di Rimini, Rimini è la città del divertimento estivo per tanti ragazzi, no? Ma perché i ragazzi vogliono divertirsi a suon di alcol, di droghe, di divertimenti sfrenati? Cioè tu come te la spieghi? Questa domanda è molto difficile sinceramente, perché penso che tutti i ragazzi che fanno abuso di alcol, droga, insomma un po', è perché comunque abbiano un passato difficile. E magari per non pensare alle difficoltà magari familiari o comunque problematiche che hanno, si buttano sull'alcol e sulla droga, ecco. Quindi potremmo dire che le droghe, tutte le droghe, alcol, eccetera, sono un modo anche per evadere, come dici tu, dalla realtà. Una realtà che fa male e quindi uno si butta dentro quelle situazioni. Muri, tu invece dici un po' qualcosa di te, arrivi da dove, quanti anni hai e la tua storia con Kairos, cioè come è nata, come è proseguita, a te. Eccolo. Mi chiamo Munir, io ho 17 anni. Ecco, come sei arrivato qua? Allora, sono nato a Gallarate, in provincia di Varese. Vabbè, ero arrivato da piccolino in Kairos.
per la prima volta, quando mia madre e mio padre sono morti e non avevo più una casa. E allora mi hanno messo in una comunità, era quella del Don. Solo non avendo mai una casa, non sapevo dove trovarla. E quindi ci vedevamo una volta a settimana, io e il Don. Poi a un certo punto... Sì, poi dopo un annetto così sono scappato dalla comunità del Don. Ho fatto altre comunità, carcere, e poi sono ritornato. Adesso viviamo felici e contenti. Bene. E poi dall'altra parte invece, siccome era andata bene con Bilal, la stessa assistente sociale di Milano ci ha detto: avrei un altro ragazzino tranquillo, che però non riusciamo a trovare una comunità, che lui è un po' scappa, non si capisce, eccetera eccetera. Quindi io a un certo punto mi ha telefonato, credo 30 volte, questa assistente sociale, ce la facevo più, e ho detto: vabbè, guarda, vado pur di non sentirla più. Allora ho detto: vengo io, fammi incontrare sto ragazzo. E mi aspettavo, non so, uno messo veramente male, cioè uno proprio, perché me l'aveva anche descritto come uno molto arrabbiato, che veramente aggressivo. Quindi ho detto: qui chissà che personaggio sarà, no? Poi arrivo, mi siedo e mi vedo questo ragazzino che è dall'altra parte. La cosa allucinante che ride, sorride, come sa sorridere lui quando non è incazzato. Quindi e lì dentro di me ha detto: va bene, vai, affare fatto, già preso. Ma non gliel'ho detto, ovviamente, però l'avevo già preso. Allora, Ferruzan si chiama, no? Che all'epoca avevi anche un nominativo, cos'è? Ferru. Una roba scipe, poi scipe perché lui è albanese, no? E allora, è vero che gli albanesi sono un po' aggressivi, quando si incazzano sono un po' tremendi, com'è? Gli albanesi, come sono? Metti qua. Sono forti, sono un po' testa dura, come sono? Normale, no. Ok, e senti, allora raccontaci anche tu brevemente, raccontaci un po', Ferusa, come sei arrivato in Italia, da dove arrivi, come sei arrivato a Milano, dove sei stato prima di venire da noi? Io sono Ferusa, cioè io capisco. Sì, ma allora ti do. Io sono Ferusa, sono 18 anni, 18. Vengo da Albania, cioè sono arrivato da Albania perché facevo reati nel mio paese. Mio madre non stava bene, cioè mi hanno portato qua in Italia per essere con un lavoro, una casa e tutto, e aggiustare mia famiglia. Cioè sono arrivato in Firenze, prima città, dopo sono scappato da Firenze, sono arrivato in Milano, facevo reati, cose così. Dai reati dopo comunità sono conosciuto con Don. E quindi basta fare fatto... sei venuto da noi, poi da noi, come in questo momento la tua faccia parla, ogni tanto succedono cose, però va bene, cioè sì, è normale, perché per esempio come vedete, noi abbiamo un logo della comunità, lo sapete, un marchio che c'è su tutte le porte della comunità. Bravo, cos'è? Un cazzotto, cioè tutti gli armadi, tutte le porte sono con questo marchio che è nostro, tipico, no? Cioè noi diciamo proprio: Ferruzan, vieni, Andy, vieni, Simone, vieni, devi sfondare la tua porta, il tuo armadio, e così sei da Kairos. E infatti avviene. Quindi Ferruzan, tu il tuo armadio è ancora intatto o... Cioè nel senso non c'è pugno sfondamento, no? No. No, allora stiamo migliorando. Bene, gli specchi lui. Ah, vabbè, non raccontiamo oltre. Allora, per concludere questa parte di presentazione, e adesso lasciamo anche a voi le domande se volete, per approfondire qualche cosa, qualche aspetto. Come avete un po' capito,
storie diversissime, provenienze diversissime, religioni diversissime, perché qua ci sono ragazzi musulmani, ci sono ragazzi cristiani, ci sono ragazzi che non credono a nulla, ci sono ragazzi cristiani ma non cattolici, quindi c'è un po' di tutto, no? E quindi vuol dire che insomma costruire comunità è un'impresa veramente difficile, perché nascono le competizioni, magari a volte anche le gelosie, nascono tanti aspetti che non sono facili da affrontare. Quindi ci vuole tempo. Quando uno mi dice non ce la faremo mai, dico sì, se qui da un anno, se qui da pochi mesi, è ovvio. Perché ci vuole tanto tempo. Simone, che qua forse è più vecchio stasera, con noi qua, penso che lui abbia visto che ci vuole tanto tempo, non è facile, però poi uno trova la quiete, trova una certa stabilità. All'inizio no, è impossibile, perché ti senti che devi sempre guardarti alle spalle, perché non sai mai se uno ti vuole sottomettere o no, no? Cosa che succede anche in carcere. In carcere, se tu ti presenti, lo vuoi nascondere la tua debolezza, è la cosa peggiore, perché ti spaccano subito. Quando invece tu vuoi fare il grosso perché pensi che così l'altro non capisca la tua debolezza, è una volta che le prendi. Ecco, in comunità è un po' così, cioè uno arriva nuovo, viene un po' studiato, nei primi giorni subito uno dice ma quello lì? Allora subito partono i commenti, subito partono le frecciatine e a volte parte anche il pugno. Allora il problema è nel tempo invece provare a costruire insieme la comunità. E la parola comunità arriva dal latino, che ed è cum munus. Munus vuol dire dono, cum vuol dire insieme. Quindi vivere insieme vuol dire che la comunità è un luogo dove l'uno è un dono per l'altro. Pazzesco pensarla così, no? Loro forse ancora non so se ci sono arrivati a questo, ma pensate, io non posso dire i ragazzi che ho avuto fin dalle origini, sono un dono che ho ricevuto io, la comunità, le persone adulte che ci sono, inaspettato. Se l'altra volta commentavamo con Anas, non so se lui vuole dire qualcosa, ma commentavamo e dicevamo, ma come cazzo è che adesso faccio l'educatore? Ecco, allora la domanda te la faccio, come cazzo è che adesso fai l'educatore? Da quella celletta del Beccaria là. Ciao a tutti, sono Anas e purtroppo sono il loro educatore. Sono stato ex ragazzo circa 12 anni fa, ho conosciuto il Don, come diceva all'inizio, dallo spioncino della cella, in cui mi ricordo, non so se ti ricordi ancora, era il primo pomeriggio. Cioè la prima volta che ero entrato, litigo con, perché il rito e parlare, ti danno una buona accoglienza i ragazzi, insomma, quando entri in carcere cercano di studiarti come avviene in comunità e cercano di capire che reato hai commesso, eccetera, eccetera. Fatto sta che conosco tutti i ragazzi e rimangono questi due che volevano togliermi i vestiti. Niente, ci litigo con loro e succede un casino, dopodiché parlano al Don di questo ragazzino 14enne appena entrato in carcere e da lì è iniziata la nostra conoscenza. Dopo circa... Io lo guardavo dallo spioncino mentre ero incazzatissimo con quei due lì e li mettevo in ordine, poi ha visto me e improvvisamente un angelo, sorrisino, tutto educato e è iniziata così, vai. E niente, dopo circa 4 anni di... ho fatto 3 anni e mezzo di messa alla prova, poi sono stato 6 mesi in più e poi sono rientrato a casa mia. Una volta che avevo trovato lavoro, una volta che ho finito la messa alla prova in modo positivo, poi ho iniziato la mia vera messa alla prova, cioè la messa alla prova con me stesso, tornando nel mio ambiente, dalla famiglia, da dove è nato tutto. E niente, mi è rimasta sempre quella storia bella che era nata con Kairos, dove mi sono sentito veramente in famiglia, veramente visto, dove avevo conosciuto
l'altro, dove vedevo l'altro, dove l'altro non era solo benefit per sopravvivenza. E quindi ho fatto un 5 anni dove la vita non aveva più lo stesso sapore, perché dopo un po' la comunità crea dipendenza se la vivi in modo positivo, perché il valore dell'amicizia, il valore umano è a un livello estremamente alto, che purtroppo non è lo stesso livello della vita quotidiana, lavorativa, generale. E niente, quindi sono stato male. Dal momento in cui ho risolto il mio problema più grande, che pensavo fosse il problema più grande, il problema economico nella vita, tra virgolette, avevo una casa, ho sistemato la mia famiglia, non avevo più problemi economici. Mi sentivo perso, come se avessi iniziato una fase nuova della mia vita, dovevo cercare ancora me stesso, perché quando ero piccolo non avevo spazio per i sogni, per dire vorrei fare da grande, c'erano solo problemi da risolvere. E quindi quando, grazie a Dio, sono arrivato a questo punto della mia vita in cui volevo vivere, non sopravvivere, e dare un senso alla mia vita, sono ritornato dove è nato tutto, cioè Kairos, e il Don mi ha proposto di fare l'educatore. Sono stato molto cinico all'inizio, ma poi è stata la scelta più bella fino ad adesso, e sono 1 anno e mezzo, e il mio primo ragazzo in Kairos è stato Bilal. Bene, allora vi abbiamo raccontato tante cose, adesso io direi di lasciare la parola a voi, se avete una domanda, se avete una vostra riflessione, insomma qualcosa da dire, in modo tale che ci lasciamo la parola al presidente. Allora. Ciao ragazzi, volevo chiedere una cosa. Quando comunque avete vissuto tante situazioni, quando avete sapere le vostre cose, e quindi siete stati incazzati magari per quello che vi è successo, pensavate fosse ingiusto, no? Che vi fossero capite anche queste cose. Quando avete vissuto le vostre situazioni, magari avete fatto cazzate, avete commesso reati, cioè, com'è che vivevate questa cosa dietro? Cioè, nel senso, cosa provavate una volta che facevate un reato, oppure vivevate delle situazioni che non erano, insomma, non sapevate come affrontarle, magari volevo chiedervi cosa succedeva dentro di voi dopo. Guarda, difficile, quando... Perché magari adesso ne sentiamo loro, perché io a volte so che quando fai un reato in quel momento non provi niente. Samuel ti direbbe sei freddo dentro. Com'è, per esempio, fare un reato? Cioè, che cosa trovi? Che cosa pensi? Rispondiamo un po' alle sue domande. Allora, io personalmente parlo sempre per me. Io li facevo, tu ne sei consapevole che stai facendo un reato, sei consapevole che ti arrestano, vai dove devi andare, capito? Però in quel momento magari c'è qualcosa di più forte che ti può spingere a farlo, capito? Quindi non è tanto quello che provi, cioè io quando mi hanno arrestato non ho provato nulla, cioè sapevo che sarebbe successo prima o poi, quindi basta, cioè una volta che sei lì cosa devi fare, cosa devi pensare, devi piangerti addosso, no? Ormai sei lì, basta, fatti quello che ti devi fare, perché eri consapevole di ciò che stavi facendo prima. Io ero così, ero consapevole di tutto quello che stavo facendo, quindi quando mi hanno arrestato, basta, non devo dare colpa a nessuno. Ecco, quindi Sabo dice appunto questo, che a volte non vedi via d'uscita se non fai i reati. E quando sei dentro un vortice, magari sei anche consapevole che quel vortice ti può trascinare, però purtroppo non riesce a reagire, non riesce a pensare alternative. Questa è una situazione nella quale si trovano molti di questi ragazzi, si sono trovati, no? Quindi, come dire, a volte l'arresto è qualcosa di atteso, come dice Samuel. Cioè, voi come rispondereste? Qualcuno vuole rispondere? Vai. Allora, una cosa che voglio dire è che almeno... parlando per me, cioè quando commettevo un reato, poi dipendeva sempre dal tipo di reato, diciamo, sembra quasi, non so come dire, che le persone vedano da fuori quello che fa il reato, che è tutto,
futuro che fa Dispa. Ma in realtà non c'è così tanta differenza, cioè il ragazzo che viene può essere rapinato, c'ha paura, ma anche quello che lo sta facendo ce l'ha, capito? Cioè, alla fine gli occhi delle due persone, cioè di quello che lo fa e di quello che si sta perdendo un po' il reato, sono molto simili, quindi anche questo c'è. Quindi potremmo dire che, ecco, forse una delle cose è che queste azioni nascono dalla paura. Ecco, un sentimento può essere quello, perché la paura non è solo del colpo che ti riesce o no, ma è la paura che poi ti arriva da lontano. Quindi c'è, cioè, questa è una cosa, la paura, che è comune, sì. Certo, c'è differenza, perché voi, ovviamente, vittima e che è un dono di reato, però questo si dice anche perché poi nei percorsi si chiama di giustizia riparativa, in realtà quella paura emerge ed è veramente di entrambi, cioè che cosa fa la giustizia riparativa? Mette a confronto la vittima e l'autore di quel reato, ovviamente nella libertà di accettare questo confronto di entrambi. E però questa cosa permette che cosa? Permette alla vittima di dire, di uscire dalla sua paura e anche da quella rabbia per quello che ha subito. E permette all'autore del reato di prendere coscienza anche delle proprie paure e anche di prendere coscienza del male che ha fatto. No? Sono percorsi un po' complicati, un po' difficili, però importanti, perché qui si parla non di giustizia retributiva, giustizia punitiva, dovremmo essere un po' oltre questo paradigma di giustizia, perché sennò la chiamerebbero giustizialismo, ma siamo invece dentro una dinamica per cui la vera giustizia oggi è permettere alle parti di riconciliarsi, alle parti di ritrovare pienamente se stessi. E questo è purtroppo... comprende anche il ruolo della vittima, la quale vittima può anche dire bah, cancello tutto, non ci voglio più pensare, e non è così, perché invece certi traumi di certi reati ti rimangono addosso tutta la vita se non li affronti. Io ho incontrato tante persone, diciamo non è a caso loro, però autori di omicidi e le vittime, le famiglie delle vittime. Ho portato in comunità anche, non so se dove c'eravate, se c'eravate già, per esempio una mamma a cui hanno ucciso un figlio, e io il ragazzo lo conoscevo perché era in Beccaria. E lei è incredibile, ha fatto un percorso di riconciliazione con questo ragazzo, incredibile. Ma lei, quando è venuta in comunità a spiegarci perché l'aveva fatto, ha detto questo: io avevo bisogno di perdonare quel ragazzo perché non volevo consegnare la mia vita alla rabbia, al risentimento per sempre. Quindi avevo bisogno anch'io di riconciliarmi con questo ragazzo, di sperare che lui comunque potesse avere un futuro migliore, nonostante mi abbia portato via mia figlia. Ecco, questi sono casi magari, come direte, estremi, però è giusto che sappiate che ci sono queste storie di riconciliazione pazzesche, no? E fanno bene a entrambi, hanno fatto bene a quella mamma e a quel ragazzo, per esempio. Bene, altre domande? Ok, cosa facciamo in comunità oltre alla musica? Beh, la musica la facciamo tanto. Però, ma dai. Ma nel 10% cosa fanno? Bravo, giusto. Nel 10% no, ci facciamo tante cose. Allora, per esempio, vediamo un po' chi vuole parlare. Per esempio, vabbè, c'è chi va a lavorare in questo momento. Vai, spiega tu, chi vuole. Vai, per esempio, cosa fai? Io faccio musica, però a volte, essendo che lunedì e martedì mattina si fa un'attività di MMA, che andiamo in una palestra, una volta a gruppetti, o se no c'è chi gioca a calcio, tipo Simone, Bilal, Fendi, anche Ferusan, piscina, anche palestra. Sì. Diciamo, attività sportive servono non solo come tempo ricreativo,
perché noi, come crediamo nella musica come educazione, crediamo anche nello sport come educazione, e quindi tante attività sportive. Poi c'è anche ciclofficina, telegrafia, poi anche cucina, per esempio c'è un laboratorio di cucina, c'è dei ragazzi in borsa lavoro che ci cucinano il pranzo insieme a un cuoco che per 25 anni è stato in galera, e quindi il nostro chef Davide è un'altra persona importantissima che ci aiuta attraverso la cucina, attraverso la preparazione di pasti, a anche cercare di capire come è il mondo, insomma, no? Lui che ha avuto purtroppo una lunga esperienza carceraria. E poi abbiamo la Coine. Unire, che cos'è la Coine? Guarda, vieni con il microfono. Vieni con il microfono, così sentono anche quelli collegati. La Coine è un momento che ci riuniamo tutti, poi in un cerchio, lasciamo un vuoto in mezzo, facciamo un cerchio così e parliamo. Parla solo il donna per la verità. Ascoltiamo. Non sempre. Ah, ogni tanto parliamo anche noi, però di cose utili, capito? Non di stronzate, capito? Quindi all'inizio, quando non ci si conosce o quando c'è tensione in comunità, è ovvio che parla il don, perché nessuno vuole parlare. Se dobbiamo commentare alcuni fatti che sono accaduti tra 50 ragazzi, è chiaro che c'è tutta la questione dell'infame, per cui nessuno vuole esporsi, nessuno vuole parlare. È un po' come adesso, nessuno magari ha il coraggio di fare domande in pubblico, parlare in pubblico, no? Alcuni ce la fanno, altri meno. Quando invece il clima è più rilassato, quando si dialoga su questioni anche non necessariamente difficili, allora è più facile comunicare. Per esempio, l'ultima Coine, come è andata, Andy? C'eri? Ma forse non c'era. Dormivi, quel telefono senza fili che è un gioco da bambino, ma che cosa abbiamo fatto? Cioè, cosa volevamo dire con quella scena lì? Abbiamo fatto un gioco del telefono senza fili, ogni casa, siccome in comunità siamo 6 case, ogni casa, diciamo che abbiamo fatto una frase e dovevamo capire la frase se arrivava giusta come è stata detta all'inizio, per diciamo capire un po' se ci sappiamo ascoltare, se ci sappiamo parlare, e se non ci si capisce richiedere che cosa è detto, per un po' capire come funziona il gruppo, se funziona o no. C'è chi ha capito quel che ha capito, allora ha detto quello che pensa che di aver capito, invece c'è chi non ha capito e ha chiesto di ripetere. È una piccola cavolata, un gioco semplicissimo, che però dimostra come uno dei problemi della vostra età, ma non solo della vostra età, anche di noi adulti, pensiamo al mondo della politica, per esempio, è farsi capire, è verbalizzare, è saper parlare, saper ascoltare. E questo è uno dei blocchi più grossi che la comunità ha, e non solo la comunità che è nostra. Cioè, ovviamente, tutta la comunità sociale, civile, questo è il problema, quando ci si grida addosso e basta. Anzi, la violenza da dove nasce, le mani addosso che nascono, quando non c'è la parola, quando uno non riesce a spiegare quello che pensa, quando uno si tiene tutto dentro e poi esplode a mani o con la violenza fisica. Insomma, quindi ecco, questo banale esercizio è stato per dimostrare come ancora dobbiamo fare dei passi sul modo di parlarsi, di dirci le cose. Perché a volte, potrà capitare penso anche a voi, a volte uno dice una cosa e quella cosa viene riportata in tutt'altro modo agli amici, finché poi si incasinano i rapporti. Non so se capita per caso anche a voi, no? Ecco, qualcuno lo fa apposta, si chiama un po' di zizzana, qualcuno effettivamente invece non capisce bene perché non sa ascoltare, e quindi tante comunicazioni sono sporche, non aiutano a far crescere la comunità. Ok?
questo facciamo, oppure abbiamo fatto tante altre cose, quindi un po' parlo io, un po' parlano loro e si commenta. Bene, avete l'ultima domanda, vediamo un po'. Qualcuno prima ha detto che la comunità crea dipendenza positiva e mi chiedevo cosa intendesse. Quindi poi glielo chiediamo, poi? Io volevo chiedere quando commettevate un reato se avete paura di sentirvi giudicati. Io invece volevo chiedere, come prima di aver fatto un crimine, avesse mai voluto fare magari una scelta legale che magari quella è fallita, e poi ovviamente cosa avreste fare in futuro? Beh, allora state qua, proviamo a rispondere a uno a uno. Allora, prima cosa, dipendenza positiva, cosa intendi? Intendevo, allora, per i ragazzi come noi, come me, parlo per me nel mio caso, io non ho mai avuto dei riferimenti a livello familiare, mi è mancata quella parte lì, l'ascolto, la parte dell'amicizia. Il mio arrivo in Italia è stato molto difficile perché non sapevo parlare l'italiano, mi sentivo giudicato. E quindi la sospensione del giudizio in comunità, il fatto di sentirmi uguale a tutti, il fatto di sentirmi abbastanza normale perché c'era altra gente che poteva condividere la mia stessa sofferenza, eccetera, eccetera, mi ha permesso di vivere la comunità in un modo positivo. Intendo quella come dipendenza, la dipendenza che ti crea un posto dove stai bene, che dal momento in cui esci da quel posto lì ti ritrovi ancora solo, perché prima di entrare in quel posto non avevi conosciuto i valori della famiglia, i valori dell'amicizia, e quindi era una metafora la dipendenza. E aggiungiamo anche questo, che forse magari c'è un'illusione qua dentro che la parola d'ordine sia indipendenza, cioè la parola d'ordine sia basto a me stesso, sono autosufficiente, faccio quello che voglio, non devo dipendere da nessuno, che per certi aspetti può essere vero. Ma attenzione, noi abbiamo fatto questa mostra che voi avete replicato col titolo "Da solo non basto". Ecco, forse la comunità ti aiuta a comprendere che da solo non vai da nessuna parte, anche se tu hai talento, hai capacità, ma devi sempre dipendere da qualcuno. Si tratta di poter dipendere da persone positive, da persone che diventano davvero un riferimento, e lì sta alla tua intelligenza capire chi sono queste persone, perché c'è una marea di gente, loro hanno la paura di essere fregati, questa è la più grande, diciamo, paura che loro hanno, lo so già, non potersi fidare di nessuno, perché le loro storie sono nate nella sfiducia di tanti tradimenti, no? Quindi poter affacciarsi e fidarsi e poter dipendere sanamente da qualcun altro è la grande sfida. Quindi questo per dire che non è facile questo cammino, però da solo non illuderti, perché da solo non arrivi da nessuna parte. Poi la questione era, ripetimi un attimo? No, la mia era questo, quindi da solo. Ah sì, giusto, poi? Ecco, chi vuole rispondere? Quando commettevate un reato, vi sentivate, quando siete venuti a Beccaria o in comunità per un reato, vi siete sentiti giudicati, criminalizzati, vi siete sentiti come Baby, che ha intitolato il suo primo anno un delinquente, poi quando l'ha capito l'ha chiamato innocente, cioè com'è? Come vi siete sentiti? Come vi sentite? Cioè vi sentite criminali, a volte si dice che tanti ragazzi quando finiscono poi in comunità Beccaria si sentono criminali, è vera sta cosa? Beh, di solito dipende da persona a persona, cioè quando io sono entrato adesso al Beccaria ero tranquillo, nel senso non mi fregava niente di quello che dicevano gli altri, poi invece quando ero fuori, quando mi fermava la polizia mi guardava con degli occhi, e poi vabbè, non è che mi fermavano solo una volta, anche tre volte al giorno, così a caso per la faccia che ho. Però per la faccia che c'è. Quindi vabbè, sarà. E quindi c'è questa
paura, pensate che io sono convinto di alcune paranoie a volte, no? Per esempio ci racconta Davide, il nostro cuoco, che dopo 25 anni di galera, quando lui per la prima volta è andato in metropolitana, si sentiva tutti gli occhi addosso e pensava che tutti l'avessero riconosciuto perché era stato in carcere. Cioè, questo purtroppo è una sindrome che ci si porta dentro, ma l'idea di essere quelli sbagliati, no? Ecco, noi in comunità cerchiamo invece di far passare l'idea che tu hai sbagliato, ma non sei sbagliato. È molto diverso. E l'altra domanda era? L'altra domanda era se hanno fatto prima altre strade. Ah sì, ok, vai, Morgan. Allora, parlo per me, come al solito. Ti dico, appunto, io quando ho iniziato ero molto piccolo, a 13 anni, dicevo, ma potevo lavorare, 14, 15, manco. Forse a 16 ho iniziato con uno stage, solo che, appunto, parlando di quello che mi ha detto la ragazza, di etichetta, io diciamo che facevo già da anni quelle cose, cioè poi mi spogliavo di carne, cioè non c'avevo proprio il faccino simpatico che vorresti trovare da un tirocinante al lavoro, capito? Quindi tempo 2 settimane, no, fai 3, e mi fa, guarda, bravo e tutto, da domani puoi continuare a stare a casa. E niente, ho continuato, ho seguito il consiglio e niente. Diciamo che, no, poi anche un'altra volta, cioè io per fargli essere attestato, avevo appena finito il mio procedimento civile, che è un'altra cosa rispetto al penale, da 2 settimane. E avevo trovato questo lavoro come idraulico. E dopo 2 settimane arriva il mandato e vado un po' in comunità in misura cautelare. E niente, da lì ho detto, vabbè, minchia, ci ho provato 2 volte, continuiamo a fare ciò che facevo, che infatti ho continuato. E quindi adesso invece, hai capito, Matteo ti alzi nel mio lavoro, quindi, giusto? Non sei. Stamattina l'ho accompagnato io, diciamo ce l'ho proprio spoileriato. Vai! Anch'io sui 13-14 ho iniziato legalmente. Non completamente, perché lavoravo in nero. No. Perché facevo il consegna pizza in moto, senza patente, poi un pischello. E ho iniziato con quello, facevo 6 ore al giorno, iniziavo alle 6 di pomeriggio, finivo alle 11, mezzanotte, e guadagnavo 15 euro. E una pizza, un pacchetto di sigarette e finito i soldi. E non andava bene le prime volte, perché comunque ero piccolino, mi andava bene per le cose che facevo. Però dopo zero, poi infatti ho lasciato quel lavoro e ho iniziato a fare le cose per cui adesso sono qua. Diciamo che portavi ancora le pizze, ma con altri contenuti. Scherzo, bene. Va bene, quindi un po' hanno risposto. Bene. Ok, c'era altro? Se voi credete che sia stato proprio Kairos specifico a salvare lì. Kairos non salva nessuno, mi chiama già da sbostare. No, però ti aiuto. Uroji aiuta da solo. Cos'è che, perché qualcuno è stato in altre comunità? Se volete chiedere a Milano, che ne ha visitate 40, non so. Quante hai in comunità? Quante ne hai viste? Tante, quindi... Cioè, cos'è che... Non lo so. Chi è stato da altre parti, oppure cos'è che vuoi dirlo tu ancora? Prima non avevo finito di dire una cosa, diciamo che appunto dopo questa comunità io continuavo a fare reati, uscivo la notte, rubavo le moto e me ne andavo in discoteca, capito? Poi tornavo alle 5 di mattina, nessuno se ne accorgeva, tipo, meno. Vabbè, è così andato avanti per un po'. Fino a che appunto non è arrivata la sera, che era, stavo facendo i preparativi per il mio 18° compleanno. Stavo prendendo una moto, stavo raccattando i soldi, che dovevamo fare una bella festa. La festa non l'ha fatta la polizia. E l'ho preso, impacchettato, buttato come un pacco su un aereo, sono arrivato a Roma. Mi sono fatto lì 3 mesi.
Poi è arrivata tipo la chiamata, cioè tipo io ho sempre sognato di andare in Kairos, ho detto oh, vado lì, faccio musica, di qua, di là. Poi il Don Claudio mi prende, arrivo in comunità e dico, però buono, lo so, mi penso un po'. E quindi ho ricontinuato a fare la stessa cosa di prima, poi ci vuole notte, però senza fare niente. E vado un'altra volta in carcere, vado a Beccaria, per un mese, e vedo che il Don, tipo, oltre alle frecciatine che manda molto spesso, però cavolo, mi ha ripreso, e da lì ho detto, boh, beh, vuol dire che ci tiene, anche se ogni tanto lo guardavo un po' storto, cioè io ho iniziato a parlargli bene forse 3 mesi fa, dopo 2 anni che sono lì, e niente, anche per questo, perché ti dà più possibilità e ti fa capire che ci tiene, una cosa che a noi è mancata. Bene, dai, allora, vediamo le risposte.